Buon sabato ai nostri amici celiaci, anche oggi siamo pronti per regalarvi una ricetta naturalmente senza glutine, pensata, curata e realizzata dal nostro chef, nonché nostro amico Marco Caldora. Ben rivisti anche oggi, signori. Sì, facciamo questo piatto particolare oggi. Particolare perché? Perché usiamo, sai, come dico sempre, a me non piace mettere la frutta nel piatto, però ogni tanto, quando ci sta, per giocare, vogliamo fare una cosa diversa, vogliamo fare una... Dai, giochiamo, oggi giochiamo, un piatto particolare che va bene per tutti. E facciamo un polpo in agrodolce perché? Perché andiamo ad utilizzare, facciamo polpo, finocchi e lamponi. Che bello, poi ti posso dire una cosa, sì. Mi piace moltissimo l'abbinamento cromatico del polpo con i lamponi, perché hanno questo stesso colore che ridà un po' sul viola, fucsia, lo trovo molto femminile, e anche primaverile, anche chef. Anche primaverile, c'hai ragione. È vero? Va bene. Allora iniziamo. Ora, niente, abbiamo bisogno appunto di un polpo. Il polpo l'abbiamo visto tante volte fare. Eccolo qua. Va precedentemente cotto. Che bella bestia. Sì. E quando viene cotto va tolto poi dall'acqua, va lasciato raffreddare. Guardate che bello. In maniera tale che lascia tutta la sua pelle bella, attaccata e gelatinosa su di essa. Ed eccolo qua, sì. E ce l'abbiamo. Poi abbiamo bisogno di una vaschettina di lamponi, un po' li lasciamo interi e un po' li andiamo a frullare con 5-6 lamponi con un bicchiere d'aceto. Okay. Andiamo a frullare. Poi abbiamo bisogno di un po' di zucchero e una cipolla. Il finocchio va da condimento. Okay. Perché sai, è sempre un sapore balsamico, è sempre un sapore fresco. Ci sta bene. Ci sta bene. Perfetto. Ed anche una parte un po' croccante al... Sembra semplice, chef. Ma infatti è semplicissimo. Lo è? Sì. Allora, una bella padella antiaderente. Sì. Filo d'olio. Non così grande, noi l'abbiamo deciso, ce l'ho un po' grande perché piccole non ce l'ho, però non è che deve essere per forza così grande. Brava Jennifer. Vero? Sì. Metto a favore di camera. Stai imparando. Allora, mettiamo la cipolla. Sai come si dice al mio paese? Te lo dico in italiano però. I pulcini portano a spasso la gallina. Eh? Ok. Allora, ecco qua. Facciamo rosolare un po' la cipolla. I profumi di Caldora. Io li adoro. Oramai sono diventata dipendente. Ci prendiamo il polpo. Ecco qua. A me piace lasciare la pelle, perciò lo faccio raffreddare. Sì, assolutamente, ma la pelle ha tutto il sapore, il profumo, il colore. Lo faccio raffreddare in frigorifero in maniera tale che rimane bella attaccata. Sì, ma anche per anche i calamari, se, per sì. esempio, no? La pelle ha un profumo, un colore, un gusto. Anche se lo vedete un po' duro, no? Che le carni si sono... perché è freddo. Però poi vedrete che... Adesso che facciamo? Lo tagliamo? Sì, lo andiamo a spadellare semplicemente. Sì. Allora, ce lo tagliamo proprio in maniera come se fosse un carpaccio tagliato grosso, in maniera tale che... Ecco qua. Nel frattempo la nostra cipolla sì. sta soffriggendo. Sì, sì. Perfetto, basta così. Riaccendiamo. Facciamo scottare in padella il polpo. Facciamo scottare il nostro polpo insieme alla cipolla, insieme alla giusto? Cipolla, fiamma alta. Fiamma molto forte perché è presente che il polpo già è cotto, quindi... Sì, infatti deve solo, come dire, riammorbidirsi sì. perché deve prendere un po' di calore e si deve anche un po' tostare, immagino. Sì, sì, sì. Eccoci qua. Perfetto. Bene. Vedi, il bianco prende sì, il bruciacchiato. Ok. A questo punto... Alla nostra... Qua abbiamo... Aceto e lamponi. Aceto, l'infusione di aceto e lamponi. Che bel colore, Marco. Sì, sì. Ecco.
Oddio, come si sente il profumo dei lamponi, sente il profumo delle caramelle, chef. È vero. Io mi entusiasmo di fronte ai piatti, guarda chef, è una cosa incredibile. Proprio l'amore per il cibo, secondo me, è una cosa che sia nel DNA. Io ce l'ho. Te l'hai raccolto? Sì. Eh? Mettiamo l'acqua, perché? Perché sì. essendo dolce il lampone contiene zuccheri, caramellizza subito. Noi dobbiamo un attimino far allungare un po' i tempi, perché dobbiamo far assorbire al polpo il lampone. Che bel colore! Cioè, è fantastico questo piatto, mi sto emozionando seriamente, bellissimo! Ma quanto è bravo il nostro Marco, eh? Sì, no, che sono bravissimo, bravo. No. Ci piace provare, passione, ci piace giocare, ci piace. Però mica è detto che tutti i piatti escono buoni, tante volte si fa una prova, se ne fanno due, anche se è buono bisogna anche vedere se è proponibile o meno in base alle. Ma tu sai che ci insegna più uno sbaglio che una cosa fatta bene? Cioè uno sbaglio, secondo me, sbagliare è importantissimo. Io lo dico sempre anche ai miei figli, bisogna sbagliare, dovete sbagliare. Quindi anche voi chef dovete sperimentare e se sbagliate avete, secondo me, tante informazioni in più. È vero. Guardate che bello. Il polpo si è... Dio, che bello, che bel colore che ha preso, chef. Hai visto? Avevo indovinato sulla cosa cromatica prima di vederlo. L'accostamento cromatico perfetto proprio. Questo ormai è quasi. Sì. Una volta avuto che abbiamo il polpo pronto, il polpo sì, già lessato. Sì, è facile, anche velocissima come ricetta. Voilà. Ci siamo. A questo punto manca proprio veramente il tocco finale prima di impiattare, che è proprio una pizzicatina di zucchero, ma veramente poco, giusto chef? Una puntina, proprio un pizzico di zucchero che ci serve per, ci aiuta a caramellare, ci aiuta a tirare la salsa. Ci sta, ecco. Ci sta proprio bene. Vedi come ha tirato subito. Ma dà anche quella lucidità, lo rende più lucido. Perfetto. Ok. Ci siamo. Adesso impiattiamo. L'impiattamento è una cosa sempre molto bella, molto, molto carina. Quindi salsina sul fondo, poi i finocchi, questi li abbiamo semplicemente tagliati sottilmente. Sì, questo giusto? Proprio senza condire né niente, perché lo vogliamo tenere neutri. Anche perché i finocchi, sarà una mia opinione, ma sono talmente buoni ed aromatici che veramente hanno bisogno di ben poco. A me piacciono più al naturale. Bello anche proprio questo contrasto tra il bianco dei finocchi e il fucsia. È un fucsia questo, chef. È un fucsia tendente al corallo. È il colore di questa primavera, un piatto fashion. Fashion. Fashion e passion, perché insomma... Sì, fa anche... Colore della passione questo, bello bello. Perfetto. Qua ci siamo. Un pizzico di sale giusto per sui finocchi che non ci abbiamo messo e concludiamo con un filo d'olio extravergine d'oliva. Voilà. Wow, che meraviglia! Bellissimi i lamponi freschi, buoni, buoni. Wow, chef. Il piatto è pronto. Complimenti. Grazie per questo piatto. Ne vede quanto è buono però. Ne sono certa. Grazie chef. Grazie a voi. Rifate questi piatti, non sono difficili, sono facilissimi e l'avete visti. A domani. Le spezie sono piccoli concentrati di sapore che da sempre hanno affascinato l'umanità per il loro profumo, il loro sapore, la loro capacità di prolungare conservazione dei cibi e anche per il prestigio che davano a chi poteva permettersi di averli. Oggi è il modo di poter ridurre il consumo del sale e anche dei condimenti.